Noi in questo momento stiamo calpestando la Costituzione e parliamo di Costituzione. E questo mi rende profondamente triste, ma allo stesso tempo combattivo al massimo per ribaltare una situazione che state portando avanti in un modo vergognoso. Quest'ordine del giorno tratta l'articolo 48. Detto in questo modo asettico, tutto ciò potrebbe sembrare legittimo, anzi quasi corretto. In realtà l'argomento di cui tratta questo articolo, anche nelle sue successive modificazioni avvenute con degli emendamenti, è il commercio delle armi. Il Movimento 5 Stelle agisce in un'ottica costruttivistica, non ostruzionistica, e si batte per ridare centralità al ruolo e alla funzione del Parlamento. E per questo il Movimento 5 Stelle ha dimostrato anche in questa occasione di voler fare, presentando 500 emendamenti poi trasformati in ordine del giorno, come già ricordato dalla collega. Mentre il governo, che purtroppo dimostra di voler fare, ma voler fare tutto da solo. Premesso che i datori di lavoro, consulenti del lavoro delegati, previa autentificazione con PIN, possono consultare gli attestati dei propri dipendenti attraverso i servizi messi a disposizione dall'INPS. In caso di infortunio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a inoltrare la denuncia all'INE tramite il portale dell'area dedicata. Quello che mi domando è per quale ragione poniamo una condizione rispetto a questo ordine del giorno. Non si sta chiedendo la luna, sembra una cosa anche di buon senso, quindi chiederei al governo le ragioni per cui si è posta la condizione, per cui si è inserito il valutiamo se. O è sì o è no in questo caso. Allora, buona parte degli ODG, degli ordini del giorno proposti dal Movimento 5 Stelle sono stati accolti dal governo. Questo vuol dire solo una cosa, che le nostre proposte al decreto del fare erano positive. Pensate se non fosse stata posta la fiducia, pensate se questi ODG fossero stati accolti tutti come emendamenti, quanto avremmo potuto migliorare questo decreto del fare. Dall'inizio dell'anno sono già morti purtroppo 330 lavoratori. Nel 2012 erano 625 sui luoghi del lavoro, tutti documentati. Dal 2008 ad oggi, da quando sono stati censiti, cioè negli ultimi 5 anni, il numero dei morti ammonta a 3.394. 3.394, quasi 4.000, praticamente un intero paesino, perché sulla sicurezza del lavoro si è sempre speso poco e si arriva anche a semplificare. Il lavoro che per chi ha ancora la fortuna di averlo, a volte porta a morire. Quindi è importante puntare sulla sicurezza e sulla prevenzione. E qui ci colleghiamo ad alcuni ordini del giorno che parlavano del SINP, appunto. Quindi, cos'è il SINP? Il SINP, il Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, serve a fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per orientare l'attività di vigilanza mediante l'uso integrato di dati al momento disponibili nei sistemi informativi di vari enti, l'integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate. I flussi informativi devono concernere almeno il quadro del sistema produttivo occupazionale, dei rischi della salute e della sicurezza, delle azioni istituzionali di prevenzione e della vigilanza. La gestione tecnica di questo sistema è affidata all'INAIL, che è l'ente individuato per il trattamento e la titolarità dei dati. Per fortuna appunto il governo ha accettato, ha accolto questo ordine del giorno. Avremmo preferito che fosse stato accolto come emendamento insieme a tutti gli altri accolti. E ci sono tanti ordini del giorno positivi, quindi speriamo che anche la maggioranza, quando si andranno a votare, li accoglierà. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Rostellato. Ne ha facoltà. Rinuncia. Il deputato Rizzetto.
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti e devo dire buongiorno ai colleghi di Movimento 5 Stelle. E comunque riconosciamo comunque un valore al merito anche ai colleghi del PD che ci hanno aspettato e che ci continueranno ad aspettare per molte ore. Il nostro ordinamento costituzionale infatti conferisce al Parlamento e non al Governo il potere legislativo, ma ormai sappiamo tutti che anche a Costituzione invariata, questo lo sottolineo, anche a Costituzione invariata, il potere di legiferare è quasi esclusivamente in mano all'esecutivo. Impegna il Governo a programmare le reali necessità locali di energia elettrica e termica dei bioliquidi, promuovendo la conversione degli impianti a biogas, combustione altamente inquinante anche per la vicinanza dei centri abitati, in impianti a biometano e dissuadendo dalla costruzione di nuovi impianti energetici dal costo di oltre 5 milioni di euro per impianti da 1 megawatt di picco. Ora, l'ho letta solo perché vorrei capire un attimo se questo, mi rivolgo anche ai colleghi del PD, se questa non è una richiesta di buon senso. Non vedo come si possa stare a governo insieme con programmi del tutto differenti. Non credo ci sarà la possibilità di un governo di larghe intese. Per concludere cito le ultime parole famose dell'ex segretario del PD Pierluigi Bersani, che il 21 febbraio 2013 dichiarava che la sua coalizione resterà unita e che, cito, noi siamo una coalizione fatta davanti ai cittadini, gli altri dentro una stanza. Questo, a parer mio, è una presa in giro nei confronti dei cittadini italiani e degli elettori che li hanno votati, visto che da quando è nato questo governo, il governo non ha fatto altro che usare il Parlamento come un organo secondario, atto solo a votare decreti, legge, proposti dallo stesso. A tal proposito, ricordo l'articolo 76 della Costituzione, che recita le seguenti parole, ascoltate attentamente. L'esercizio della funzione non può essere, ripeto, non può essere delegato al governo, se non con determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Ma come si evince da questo decreto del fare, gli oggetti non sono molto definiti. Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi così tanti ordini del giorno, atti ad arginare questo decreto del fare che fa acqua da tutte le parti. Quindi, mentre tutti lavorano ad emendare ODG nelle commissioni, vi ricordo che a breve avremo il primo aereo italiano in volo per gli Stati Uniti, paese in cui i nostri piloti si addestreranno. Ci è stato spacciato come orgoglio italiano, ma di quale orgoglio stiamo parlando? Invece avrei voluto essere la portavoce per i cittadini italiani, dicendogli che da questi emendamenti e ordini del giorno erano fuoriusciti degli impegni importanti per il bene comune. Avrei voluto essere fiera di andare per le piazze e poter riportare ai cittadini che il governo e i deputati della Camera avevano lavorato per loro. Effettivamente, signor Presidente, i partiti della vecchia guardia hanno lavorato per loro, ma il loro qui non è inteso per i cittadini, ma il loro è inteso per la protezione dei loro stessi interessi, proteggendo ed emendando a favore del bene di pochi, a favore dei loro amici di merende. Non ho finito, stavo dicendo con alcune parole che non sono mie. E parlano appunto della nostra Costituzione. Queste parole in realtà sono di Calamandrei e parla della libertà che la nostra Costituzione ci dà. I precedenti interventi dei colleghi sui relativi ordini del giorno hanno evidenziato la molteplicità e la varietà degli argomenti trattati in questo decreto, la cui approvazione ci viene oggi imposta in tutta fretta. È incredibile anche pensare che questa interminabile sequela di argomentazioni siano riconducibili ad uno stesso decreto. Qui dentro c'è tutto e il contrario di tutto. La domanda dunque sorge spontanea. Perché? Probabilmente la risposta la conoscono solo i partiti di maggioranza, che con questa metodologia arrivano dove altrimenti a luce del sole non potrebbero neppure ambire. L'insieme di questi ODG e relativi interventi ci impegna in una strenua lotta contro un nemico invisibile, proiettandoci nella dimensione dell'assurdo, per far valere ragioni e argomentazioni che altrimenti si perderebbero nel tempo come lacrime nella pioggia e consentitemi la citazione cinematografica. Ci sono problemi sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, gli articoli e i commi sono scritti male, anche questa volta, sono scoordinati con la normativa che è in vigore e quando lo si fa ci sono problemi temporali nella parte applicativa.
sotto il profilo dell'efficacia temporale e delle disposizioni, sul piano dei rapporti con le fonti subordinate, sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo. Tutto questo per dire che quando una commissione o il Parlamento, o in questo caso la Camera, decide di presentare degli emendamenti e si vieta all'Aula di poter migliorare il testo con emendamenti che sono spesso il frutto delle opinioni dei cittadini, ma sono anche il frutto di quelli che sono gli indirizzi di questo comitato, si fa un abuso di potere. Si parla ancora di inceneritori. Ho voluto sottolineare che l'Unione Europea di inceneritori sta cercando di non parlare più, sta cercando di dire che l'incenerimento dei rifiuti è una pratica superata. Io trovo un po' di imbarazzo nel trovarmi qua a parlare alle 5:30 di mattino di temi di questo tipo, perché onestamente voglio dire che io personalmente, come tutti noi, siamo entrati qua dentro per portare l'idea nostra, quella di portare dei cittadini competenti nei temi di cui si sono occupati nella propria vita. Io personalmente sono un ricercatore, ho lavorato nel campo dell'analisi di ciclovita, l'ho applicata anche ai rifiuti. Quello che abbiamo fatto e cerchiamo di fare è fare degli emendamenti, fare delle proposte di legge di merito che portino dentro le tematiche di cui ci siamo occupati. Questo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche col decreto del fare. Come è stato ricordato dai miei colleghi precedentemente, il nostro lavoro è stato umiliato, nel senso che ci sono 500 emendamenti che sono stati ridotti al lumicino, fino a dirci che non potevano essere accolti, se non pochi, due, e riformulati. Il lavoro di un'opposizione qual è, secondo voi? Noi possiamo portare, cioè, dobbiamo portare, il nostro lavoro deve essere questo, deve essere quello di portare qua dentro le istanze delle persone che rappresentiamo, che ci hanno eletto, portare se possibile anche la nostra competenza e utilizzarla per cercare di migliorare quello che voi proponete. E questo abbiamo fatto. Nella reale voglia che ognuno di noi ha di cambiare veramente le cose, noi ci proviamo ogni giorno ed usiamo la passione per combattere l'indifferenza. Estendere la riduzione del CIP 6 anche agli inceneritori, togliere la scandalosa derogation delle sagome sugli edifici demoliti e ricostruiti, favorire il pagamento degli stagisti del Ministero della Giustizia, aprire un fondo di sostegno alle PMI in cui poter versare le eccedenze degli stipendi dei parlamentari, rendere più aperta e democratica la gestione della Cassa Depositi e Prestiti, rivedere la Tobin Tax per colpire il day trading, ricalibrare l'IVA sui servizi portuali, vincolare gli incentivi per i nuovi macchinari al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive sul territorio nazionale, e potrei continuare ancora. Qualcuno ha deciso che queste concessioni all'economia reale, alle persone viventi, ai lavoratori, alle imprese, ai cittadini, erano troppo sconvenienti. Avrebbero infatti lasciato emergere con forza la verità dei fatti. L'Italia è diventata il giocattolo in mano ad una combriccola di finanzieri, faccendieri, lobbisti, netti, prestanome, massoni, scaldasedie e pigiatasto. E le domande che mi sto facendo in questi giorni è: manca ancora molto al momento in cui vi rendiate conto di aver totalmente distrutto il nostro paese? Potreste fare spazio a quelli che tra di voi, e questa sera ce ne sono, per fortuna, hanno realmente voglia di aggiustarlo? O non l'abbandonerete mai per conservare poltrone che avete svuotato del loro senso? La verità, e ancora stasera ho sentito da alcuni colleghi la parola ostruzionismo legata al Movimento 5 Stelle, la verità che ormai agli occhi di oltre 10 milioni di italiani è che avete fatto e continuate a fare ostruzionismo e distruzionismo da oltre 20 anni a discapito del nostro paese e dei cittadini onesti. Ma sappiate bene che i vostri nomi e cognomi resteranno macchiati ed individuabili per sempre. Grazie.